Willkommen. Benvenuto, signore. Il signor Conte si è già ritirato perché l'ora è, come si dice, un po' tarda. Il signor Conte ha incaricato me a fare le sue scuse. Io sono il segretario del signor Conte. Ma prego, accomodatevi, signore, prego. Che il signore abbia bisogno di un po' di ristoro. Giuseppe vi accompagnerà alla vostra camera. Io intanto ordinerò qualcosa da mangiare. Grazie. Grazie. Lei sa perché il conte mi ha fatto venire? Io? No. Ma per Bacco, signore, non divideremo il pane e il vino senza sapere i nostri nomi. Il signor conte mi ha già detto il vostro, ma ho dimenticato. Silla. Corrado Silla. Silla, sì, naturalmente, Silla. Allora io spero, signor Silla, che non scriverete sulle vostre liste di proscrizione il nome di Andreas Gotthold Steinegg, bandito dal suo collegio per aver troppo amato il vino, bandito dalla sua famiglia per aver troppo amato le donne e bandito dal suo paese per aver troppo amato la libertà. Vedo che la parola libertà affascina anche voi. Vedete, sono vecchio, sono solo, non ho denaro. Ma se stanotte mi dicessero, Steinegg, vuoi servire domani alla reazione, tornare ad essere uomo importante in Germania, a vedere tua figlia che non vedi da 12 anni? Sì, sì, signore, 12 anni. Io, vecchio pazzo, direi, no. Nein, nein und dreimal nein, es lebe die Freiheit, viva la libertà. Vorrei essere un vecchio pazzo come lei. No, non dite. Bisogna sapere quanto costa dire viva la libertà e quanto vale. Lei è tedesco? Esule, proscritto. Sì, 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 ma lasciamo stare queste vecchie storie. Adesso invece sono molto, come si dice, lieto, contento, felice. Per dire la verità, signore, voi mi piacete immensamente. Io spero allora che non partirete già domani. Ma lei sa perché il conte mi ha fatto venire? No, veramente no. Io so però che il conte le vuole molto bene. Il conte? A me? Sì, a lei. Ma se non mi conosce neppure, lo dice lui stesso. Legga, legga questa lettera. Noi non ci siamo mai visti e tuttavia è necessario per me e per lei che noi ci parliamo. E siccome io sono il più vecchio, verrà lei da me.
Dunque io lo aspetto, caro signore, nel mio romitaggio. Conte Cesare Dormengo. La prego. La prego, se lei sa il motivo per cui il conte mi ha fatto venire, me lo dica. Ich will auf der Stelle tot umfallen, wenn ich irgendetwas weiß. Come? Scusi. Voglio morire sul colpo, sì, io so qualcosa. Però il conte vi conosce e come. Mi ha parlato un'ora di voi oggi. E che cosa gli ha detto? Credo che alla sua domanda deve rispondere il signor conte. Chi suona così? Non vi lasciate incantare da questa musica, signore. Per di qua, signore. Il signor Silla. Dunque voi siete il Corrado Silla? Sì, signore. Vi ringrazio molto di essere venuto. Vi sarete di certo meravigliato di non avermi visto ieri sera. Il mio segretario vi avrà detto in italiano o in tedesco che io da 25 anni uso coricarmi prima delle 10 senza eccezioni. Non vi pare una buona abitudine? Signor Conte... Siete impazienti di sapere il perché del mio invito. Appunto. Avete ragione. Ma permettetemi di non parlarvene prima di stasera. Che diavolo, vorreste che io parlassi d'affari con un ospite appena arriva in casa mia? Sì, però lei deve dirmi il motivo. Ma certamente, stasera affronteremo l'argomento in lungo e in largo. E adesso, se non vi dispiace, facciamo un giro fuori. Così vi mostrerò la mia casa e saprete qualcosa della mia vita. Prego.
Che panorama. È meraviglioso. Sì, dicono che da qui non è male. Anche a me pare passabile. Una residenza davvero superba. Superba. Iperboli di gioventù. Una conchiglia dove però sono nati numerosi molluschi dagli umori assai diversi. Ultimo io dall'umore misantropo. Così ne faccio diventare nero il guscio ogni giorno di più. E quando è stato costruito questo palazzo? Beh, 1707. Emanuele Dormengo lo fece edificare. Questo mio buon antenato ha assaggiato e poi sputato i re come noi si fa con i noccioli delle susine. Saggio uomo l'antenato. Deluso dei Savoia si creò questo piccolo regno, o repubblica, se più vi piace. Tutto per sé, comunque. Io non servirei un re se non quando dovessi scegliere tra lui e il caraglione democratico. Solo allora... Io invece ho scelto il re. E mi sono battuto con lui per fare l'Italia. Avete combattuto volontario, lo so. Per l'Italia, eh? Molto bene. Bene, poi avete un ideale. Io non lo voglio guastare, qualunque esso sia. Senza ideale il cuore cade nel ventre. E il vostro ideale, Conte? Guardate un po'. La natura. Sempre la natura. Forse adesso vi rendete conto del mio ideale politico e del perché vivo fuori del mondo. Ma perché non me lo vuol dire, caro dottore? A lei non sfugge mai nulla di tutto quello che si vocifera qui a palazzo? Non è vero che mi dice sempre tutti i segreti? Ma stavolta vuol fare il finto tonto. Ma come non lo sa, mia cara signorina Fanny? Dicono che il conte abbia chiamato il giovanotto per dargli in moglie la marchesina. Ah, dicono questo, eh? Ma se quel signore non la conosce nemmeno. Da come reagisce, mi sembra che le dispiaccia più per se stessa che... Per me? Per chi mi prende, dottore? Ad ogni modo il conte dà i numeri se spera che la mia signora s'abbassi con quel giovanotto milanese. Figurarsi. La mia padrona ha conosciuto il vero mondo e qui si sente prigioniera. Prigioniera del conte? Lei stanotte non ha risposto a una mia domanda. Chi suonava il pianoforte? Donna Marina. È la figlia del conte? No, non la sua figlia, sua nipote. Marchesina Marina di Malombra. E vive qui con lui? Sì. L'ha presa con sé 2 anni fa quando rimase orfana. Era abituata a una vita di gran lusso, a una grande libertà. Forse troppo grande per una ragazza. Purtroppo il padre ha lasciato grandi debiti e un grande cattivo esempio. Credevo di potervi presentare mia nipote, ma pare che non si senta bene. Andiamo noi. Sicché quando arrivaste in fondo alla lettera e leggeste la firma, il mio nome vi era sconosciuto. Completamente. Mai sentito. Da chi avrei dovuto sentirlo? Dalle persone con cui avete vissuto. Mai sentito. E non vi sembra neppure d'aver mai visto il mio viso? No, mai. Eppure io so che almeno una volta, per un momento, voi avete visto un mio ritratto. Ma quando sarebbe stato?
Sono passati 24 anni. Cercate di ricordare una scena infantile. Avevate rotto un vaso di cristallo e vostro padre, per punizione, vi aveva chiuso in uno sgabuzzino, ma voi scappaste. Sì. Sì, ricordo che mi rifugiai nella camera di mia madre. Ecco, fu nella camera di vostra madre che voi vedeste per un momento il mio ritratto. Lo ricordate? Ma come fa lei a saperlo? Da più di 30 anni vi conosco. Sì, da quando siete nato. Nel 1829 a Milano, in una casa lussuosa in via Monte di Pietà. Di quel periodo vi torna in mente qualcosa? Sì. Sì, certo. Ditemi il ricordo più lontano di quella vostra casa. Ma come più lontano? Avrete avuto 5 anni, potete ricordarvelo. Un giorno in cui in casa vostra ci fu un insolito affaccendarsi di servi, un trambusto di operai, si erano portate montagne di fiori, di dolci, niente. E poco dopo l'uscio si aperse e vostra madre si chinò su di voi e pianse. Ma possibile che voi... Ma come fa lei a sapere queste cose? Mi spieghi, come fa? Tutto sarà chiarito, certo. Ma adesso... Alcuni anni più tardi, ne avevate 13 e i ricordi di quell'età si conservano, accadde un avvenimento eccezionale. La vostra famiglia subì un tracollo economico. Forse è crudele ricordare certe cose, ma io sono nemico delle mollezze sentimentali moderne e penso che sia molto bene per l'uomo ripassare ogni tanto le lezioni che gli sono venute dalla sventura. Signor Conte, che cosa vuole da me? Più tardi. Adesso ascoltatemi. Dunque, nella vostra famiglia avvenne un mutamento. Per un po' voi andaste ad abitare a Sesto e la carrozza che vi riportò poi a Milano andò a fermarsi davanti a una casa in via Molino delle Armi, una casa molto diversa dall'altra. E anche la vostra vita fu diversa. Non più servi, non più le ricche suppellettili, non più gli agi. Signor Conte, mi pare che basta. E invece non basta. Sto per dirvi dei fatti della vostra vita che non conoscete voi stesso. Siete andato studente a Pavia. Cosa avete studiato a Pavia? Legge. Sì, lo so, volevate una carriera proficua pensando a vostra madre. Però tutto fuorché legge avete studiato. Bisognava volere virilmente, togliersi dalla testa certe ambizioni letterarie, certi sogni di gloria. E voi? Cosa avete studiato? Cosa avete fatto al vostro ritorno da Pavia? Avete pubblicato un romanzo. Ed ecco il fatto che non sapete. Quel denaro che vostra madre vi diede per stampare il libro non era, come vi disse, un dono dei suoi parenti. No. Il giorno prima vostra madre aveva venduto i suoi brillanti, una cara memoria di famiglia. Non è vero. Non è vero. Me lo provi se può. Quando dico una cosa, signora, è provata. Ma in nome di Dio, con che diritto lei ha? Hai il potere di sapere queste cose. Lasciamo stare. Io del resto non voglio accusarvi di aver accettato un sacrificio simile. Voi non lo sapevate. E non vi ho chiamato in casa mia per insultarvi. Io voglio sapere chi è lei. Perché si occupa di me? Io sono un vecchio amico di vostra madre. E vi porto molta affezione. Vi basta questo? No. Non può bastarmi. E non esco di qui se lei non mi dice chiaramente come ha potuto sapere queste cose della mia vita così segrete, così intime. Ah, dunque non volete più sapere per quale motivo vi ho chiamato, quale incarico intendo affidarvi? No, adesso no. E se io adoperassi i buoni uffici di una persona che ha grande autorità sopra di voi? Purtroppo, signor Conte, non c'è più nessuno al mondo che abbia grande autorità sopra di me.
Io non ho detto che quella persona sia viva. Leggete. Se ti è cara la memoria mia, se credi che io abbia fatto qualcosa per te, affidati all'uomo giusto che ti dà questa lettera. Dal paese della pace, dove spero mi abbia posato la misericordia di Dio quando la leggerai, ti benedico. La mamma. Ma allora... No! Lei è la mamma! Non sfiorate nemmeno col pensiero la memoria di vostra madre. Io la vidi l'ultima volta, l'anno prima che sposasse vostro padre. Mi scrisse molte lettere di cui voi eravate il solo argomento. Ecco, perché conosco tanti particolari che vi riguardano. Mi sono stati affidati dalla persona più onesta e più pura che mi abbia onorato della sua amicizia. Riprenderemo più tardi questo nostro discorso. Che strano questo libro. Mi è arrivato per un errore. L'ho sfogliato la prima volta per noia. E scopro che è più emozionante del mio missè. Un romanzo italiano. E per di più di uno sconosciuto. Chissà se crede davvero in quello che dice. Mi piacerebbe tanto saperlo. Torniamo indietro, Marchesina. Comincia a far freddo. No. Rico. Rema fino a Valma Lombra. E tu copriti se hai freddo. Valma Lombra. Il mio ultimo feudo. Di nome, se non di fatto. E lì c'è il pozzo dell'acqua fonda. Ed è proprio lì che il vecchio padrone ha fatto precipitare la sua signora moglie, la matta del palazzo. Ieri però mi ha raccontato una storia diversa, che il diavolo se l'era portata via. Però sempre dal pozzo dell'acqua fonda. A me, Rico, avevi raccontato una storia più bella. Che una notte l'infelice uscì dal suo carcere e afferrandosi a un raggio di luna si dileguò nell'azzurro. Ma insomma, Rico, si può sapere qual è la vera storia della matta del palazzo? La vera storia della matta del palazzo. Una povera donna, macerata dalla solitudine in cui fu sepolta, per colpa di un uomo spietato. E la sua bambina? Dopo la morte di mia moglie, i suoi parenti la presero con sé. Da allora non l'ho più vista. Non so più niente di mia figlia. Così, bandito dal mio paese, non posso andare da lei. Loro, certo, non la mandano da me. Non ho avuto neppure una lettera? Qualche notizia?
Niente, da 12 anni. Alle mie lettere nessuna risposta. Su stas leben c'è la vita. Ma Marina deve sentirsi assai meglio stasera, la vedete? È sulla barca con la sua Fanny e con quel ragazzo, con Rico. Ho sentito. Ma perché la gente chiama il conte figlio del diavolo? Credono che il padre del signor conte vaghi ancora come fantasma in quella stanza dove aveva rinchiusa la prima moglie. La madre del conte? No, quella fu la seconda. Si tratta della prima moglie. Pare che fosse pazza. Dicono che per averla rinchiusa il padre del signor conte è diventato appunto un diavolo. Giurano che si sentono rumori in quella stanza. Ma è la stanza che oggi il conte non mi ha fatto vedere. Quella nella galleria dei quadri. Sì. Triste storia, quella stanza. Sì, il Don Giovanni, no? Sì. Ora il signor conte si arrabbia. Perché? Perché è tardi. Ma lei lo fa apposta. Però, come suona? Sì. Ma io consiglio ugualmente di non credere a questa musica. Perché? Potrebbe essere stregata. Voi tedeschi credete alle streghe? Questi sono i materiali che ho raccolto io, ma voi potrete trovarne altri più preziosi, ve lo auguro. Quello che dovreste fare, lo sapete, si tratta di un'opera tra lo scientifico e il letterario. È un lavoro di grande impegno. E anche di lunga applicazione. In questi ultimi anni, vi dirò, avevo pensato di farlo io. Però mi sono accorto di non avere più l'età e non ho certo il vostro dono nello scrivere. Per me voi avete quello che ci vuole. Talento, cultura, siete onesto? Ne sono grato per la fiducia. Ne sono grato io se accetterà. Ma mi ci vorranno almeno un paio di mesi per sistemare le varie faccende che ho intrapreso a Milano. Aspetterò. Avete il tempo per riflettere, sistemare i vostri impegni e tornare. L'importante è che torniate. Credo che tornerò.
Permettete. Attento, Rico! Centrato! Erano di mio padre. A quanto pare vi siete ristabilita. Portale via, Rico. O devo supporre che questo esercizio sia una cura per il vostro malessere? Più sto rinchiusa qui dentro e più i miei nervi hanno bisogno di sfogo. Lo dice anche il dottore. Vi ho mai rifiutato nulla da quando siete da me? Ah, non dica. Da quanto tempo il dottore si raccomanda per i miei nervi di uscire di qui, di distrarmi, di viaggiare? Non mi sono mai dichiarato contrario. Credo anch'io che divagarvi, viaggiare, vi farebbe bene. Ma allora perché finora? Perché, capite, non potevo permettere che, data la vostra posizione, partiste da sola. Ma io non voglio andare sola. Non l'ho mai voluto, davvero. Se mi avesse dato modo di spiegarmi, potrebbe accompagnarmi lei. Viaggiare. Il fatto è, vedete, che io detesto viaggiare. Ero viva allora, felice. E poi, qui. Seppellita. Sembra neanche di essere più me stessa. Può essere mia. Può essere della spensierata Marina di Malombra. Questa pena. Questa solitudine. A cui sono... Fai cadere l'altro secolo, quello lì. Un mostro. Sì, un mostro. Come suo padre. Voglio andarmene. Voglio uscire. Voglio partire. Voglio andare via. 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 Via.
maggio 1802. Per ricordarmi, qualunque sia il tuo nome, tu che hai ritrovato queste parole, conosci in te l'anima mia infelice. Prima di nascere hai sofferto pene infinite col nome di Cecilia. Ricorda, Cecilia Verrega di Camogli, moglie infelice del conte Emanuele d'Ormengo. Ricorda il nome Renato e la sera del 10 gennaio 1797 a Genova, al Ballo d'Oria. E ricorda l'unico mio conforto, la visione con cui Dio mi dette la certezza che rinascerò, che vivrò ancora qui, che amerò Renato e ne sarò riamata. Qualunque nome gli porterà allora, qualunque nome io porterò in te, amalo e che lui ti ami. Questo stipo era di mia madre. Nessuno ne conosce il segreto. Questi sono i miei capelli. Non li conosci? Non li conosci? Anche tu, piccola mano mia. Anche tu, piccola mano mia. Metto coi capelli un guanto per ricordarmi di te, piccola mano. Sono 5 anni e 2 mesi che sono qui. Ho pochi giorni da vivere. Nessuno ha pietà di me. Per un fiore, per un sorriso, per una calunnia. Il conte d'Ormengo è il mio assassino. Siano figli o nipoti, la vendetta sarà buona per tutti. Qui attenderla. Qui, in te, in me. Cecilia. Marchesina! Marchesina! Che è successo? Marchesina! Thank you.
dove sarà qui al momento, Sarsil. Si sta facendo tardi per il treno. Dottore, come sta? Adesso è più calma. Riposa. Forse, signore, bisognerebbe affrettarsi per il treno. Sì, ecco, ecco. Tornerete? Sì. Lasciamo stare queste vecchie storie. Adesso invece sono molto, come si dice, lieto, contento, felice. Per dire la verità, signore, voi mi piacete immensamente. Io spero allora che non partirete già domani. Ma lei sa perché il conte mi ha fatto venire? No, veramente no. Io so però che il conte le vuole molto bene. Il conte? A me? Sì, a lei. Ma se non mi conosce neppure, lo dice lui stesso. Legga, legga questa lettera. Ah.
Noi non ci siamo mai visti e tuttavia è necessario per me e per lei che noi ci parliamo. E siccome io sono il più vecchio, verrà lei da me. Dunque io lo aspetto, caro signore, nel mio romitaggio. Conte Cesare Dormengo. La prego, se lei sa il motivo per cui il conte mi ha fatto venire, me lo dica. Ich will auf der Stelle tot umfallen, wenn ich irgendetwas weiß. Come? Oh, scusi. Voglio, bandito dalla sua famiglia per aver troppo amato le donne. E bandito dal suo paese per aver troppo amato la libertà. Vedo che la parola libertà affascina anche voi. Vedete, sono vecchio, sono solo, non ho denaro. Ma se stanotte mi dicessero, stai meglio, vuoi servire domani alla reazione, tornare ad essere uomo importante in Germania, a vedere tua figlia che non vedi da 12 anni? Sì, sì, signore, 12 anni. Io, vecchio pazzo, direi, no. Nein, nein und dreimal nein, es lebe die Freiheit, viva la libertà. Vorrei essere un vecchio pazzo come lei. No, non dite. Bisogna sapere quanto costa dire viva la libertà e quanto vale. Lei è tedesco? Esule, proscritto. Sì. Willkommen. Benvenuto, signore. Il signor Conte si è già ritirato perché l'ora è, come si dice, un po' tarda. Il signor Conte ha incaricato me a fare le sue scuse. Io sono il segretario del signor Conte. Ma prego, accomodatevi, signore, prego.
spero che il signore abbia bisogno di un po' di ristoro. Giuseppe vi accompagnerà alla vostra camera. Io intanto ordinerò qualcosa da mangiare. Grazie. Lei sa perché il conte mi ha fatto venire? Io? No. Ma per bacco, signore, non divideremo il pane e il vino senza sapere i nostri nomi. Il signor conte mi ha già detto il vostro, ma ho dimenticato. Silla. Corrado Silla. Silla, sì, naturalmente, Silla. Allora io spero, signor Silla, che non scriverete sulle vostre liste di proscrizione il nome di Andreas Gotthold Steinegg, bandito dal suo collegio per aver troppo amato il vino.